Oggi andiamo a approfondire le tecniche per prendere appunti. Abbiamo visto nel video precedente, in un video precedente, abbiamo visto come prendere appunti, le fasi da seguire. Qui andiamo ad approfondire le tecniche per prendere appunti. Allora, innanzitutto bisogna ascoltare o leggere il testo o il professore che parla, quindi, senza perdere il senso complessivo. Non devo, nel momento in cui prendo appunti, sostanzialmente rimanere indietro, perdermi. Gli appunti devono cercare di andare di pari passo con quello che sto leggendo o con quello che sto ascoltando. Ovviamente leggendo è più semplice, posso ritornare indietro, ascoltando è più difficile. Una buona prassi per imparare a prendere appunti efficacemente è proprio partire o dal testo scritto oppure da un video. Il video permette di essere rimandato indietro. Mi abituo così ad essere sempre più veloce e sempre più preciso utilizzando anche le altre tecniche che vediamo adesso. Devo fare attenzione a far sì che siano chiare le parole messe in evidenza da chi parla o dal testo, quindi le parole chiave. Le parole chiave possono essere, ad esempio, il titolo, l'argomento, i nomi, le date, i concetti, eccetera. Devo saper usare le abbreviazioni e i simboli in un modo efficace, perché scrivere appunti significa anche scrivere velocemente, mettere velocemente su carta. Trascrivere velocemente su carta le informazioni che sto sentendo o che sto leggendo e quindi devo utilizzare abbreviazioni come nomi puntati, simboli, simboli matematici, freccette, cerchi, eccetera. Non importa se questi simboli non sono univoci, cosa voglio dire? Devono essere dei simboli efficaci per voi stessi, non per gli altri. Devono essere utili per voi, devono far capire a voi cosa intendete in quel punto. Non utilizzate, non perdete tempo a far sì che gli appunti che scrivete siano grammaticalmente corretti. Non è una cosa che vi interessa in questo punto. Quindi via gli articoli, via le abbreviazioni, via, scusatemi, le congiunzioni, via le preposizioni, via semplificare i verbi. L'importante è che siano chiare le informazioni e, punto numero 5, i nessi logici, i collegamenti logici. Questi devono emergere in maniera chiara. Il passaggio da un punto all'altro, il fatto che il punto A sia collegato al punto B e in che modo è collegato. E lì allora devo utilizzare la formula più chiara o l'espressione usata direttamente dall'insegnante o dal libro, devo quindi capire quali sono quelle espressioni, quelle parole, quei termini che sono fondamentali per parlare di quell'argomento. Ultimo punto, posso, io suggerisco, devo fare delle annotazioni sui miei appunti, che possono essere cerchi, sottolineature, sottolineature diverse, a onda, doppia sottolineatura. Perché questo? Questo lo posso fare anche in una seconda, in una terza lettura degli appunti. È un altro modo per evidenziare a sua volta negli appunti gli aspetti fondamentali, in modo che emergano ancora di più le parole e i concetti chiave. Questi erano sei suggerimenti per prendere gli appunti in modo più efficace possibile. Se ne avete altri, oppure se volete approfondimenti o se avete dubbi o volete chiarimenti, scrivete pure nei commenti qui sotto.